Black Rose e Gabriele danno il benvenuto al pubblico di Radio Derby Web in questa nuova puntata di Sei Zampe On Air e vi invitano a seguire le nostre avventure, tutte rigorosamente sei zampe, sui nostri siti internet www.seizampe.blog e www.swite.com/seizampe, oltre che sulle nostre numerose pagine social, facilmente rintracciabile cercando le parole Sei Zampe su Facebook, Instagram, YouTube. Ricordiamo che Sei Zampe On Air ha l'unico, piccolo ma grande scopo di condividere le nostre esperienze, raccontandole in prima persona. Sei Zampe On Air, puntata 28. Hai fatto un miracolo e bella, di che razza è? A volte mi viene da ridere perché sono delle domande genuine, dei quesiti, delle affermazioni anche genuine quando vengono fatte magari da chi il cane non ce l'ha o addirittura non l'ha mai avuto, ma vengono fatte a distanza di tempo, conoscendo magari anche solo in minima parte il percorso che hai appena fatto, che stai facendo, anzi. Comunque, questa frase, questo concetto, hai fatto un miracolo, me l'hai espresso ormai un po' di settimane fa, ma Black Rose l'avevo già da un po' di tempo. Una persona che nel passato recente aveva visto, fatta il rapporto che avevo con lei, ma giusto un paio di volte di sfuggita, ma se n'era già resa conto bene. E questa persona mi aveva visto con Rose all'epoca, decisamente senza il black, tra parentesi, i primi tempi, le primissime settimane che ce l'avevo. Avevo riconosciuto una somiglianza con Fata, anzi, l'aveva scambiata per lei. Poi ha detto: "Ma non è lei?" Mi ricordo ancora: "Ma non è lei?" Un po' stupito. Le ho spiegato brevemente la storia e Rosy in quel momento era tutta spaventata, stava sulla sua, come faremo anche noi alla fine, o come siamo comunque portati a fare quando andiamo in un ambiente in cui non conosciamo il luogo, non conosciamo il posto, non conosciamo gli altri esseri viventi con cui potremmo, ci dovremmo trovare a interagire. E quindi era una cosa che aveva lasciato un pochino spaesata anche questa persona. E poi forse un paio di volte in lontananza ci aveva visto tutto di sfuggita, finché forse un mese e mezzo dopo anche ci siamo rincrociati per caso più o meno nello stesso posto. E ha visto Rose andarle incontro, salutarle, fare la festa, perché adesso Rose, sia con i cani sia con le persone che conosce già, è molto più socievole, molto più aperta, va proprio a fare la festa, a salutare, mi piace pensare. Allora Rosa se l'ha fatta carezzare, se l'ha dimostrata molto meno schiva, molto più sicura di sé, molto più serena. C'è sempre tanto percorso da fare, ma una parte importante di percorso era stata fatta anche in quel momento. E questa persona mi ha detto: "Cavolo, mi ricordo com'era l'altra volta che ci siamo visti." Ripeto, un mese e mezzo, 2 mesi prima, non è importante, è importante il concetto che è stato espresso e che voglio esprimere. "Hai fatto un miracolo, sei un angelo," mi ha detto. Io ho risposto che, anche se non li ho mai visti, il che non significa che non esistono, gli angeli hanno le ali. Questo vale più o meno per tutte le religioni, ma non voglio parlare di questo, anche perché non è certo la sede adatta. Voglio parlare di una cosa che ho precisato, che magari le ali le avevano finite e sicuramente è una prova tangibile che agli angeli hanno dato la coda e gli hanno dato le sembianze dei cani. Comunque sia, questa frase mi ha dato molto,
da pensare. Ho risposto sorridendo, assolutamente con una battuta, infatti abbiamo sorriso entrambi. E sì, ho fatto un miracolo? Non lo so, sicuramente gli angeli hanno la coda e le sembianze di un cane. Più che un miracolo, sta diventando forse un miracolo di costanza e di sostanza. Anche il solo fatto di essere praticamente uno accanto all'altro, io e Rose, quasi tutto il giorno, ha incrementato molto questo rapporto, anzi l'ha costruito, l'ha fatto nascere, poi l'ha costruito, l'ha cresciuto. Non sto dicendo che stiamo attaccati H24 quasi, è vero, però ci sono anche dei periodi via via sempre più lunghi in cui lei rimane a casa da sola, anche in ufficio da sola, sa bene o male che torno, perché già la prima volta mi aspettavo di vederla che camminava avanti e indietro davanti alla porta d'ingresso. Invece l'avevo lasciata sul divano, e sul divano ero pure vicino alla sedia in ufficio, e lì vicino era anche nel momento in cui sono rientrato. Quindi, che dire, non è un chi se ne frega, è un va bene, lo so che ritorni, però sbrigati, sbrigati, perché io sono un cane e voglio che ritorni subito. In realtà anche qui è molto più articolata la cosa, si può intendere in entrambi i modi, e come interpretare, come intendere questa situazione dipende poi da tutto il resto. Se all'inizio, il primo mese, i primi due mesi, mi sarei potuto aspettare un menefreghismo, nel senso un non riconoscimento della figura che invece io devo, dovrei, voglio avere verso Black Rose, un mancato riconoscimento di questa figura. Invece adesso, vedendo tutto il resto, vedendo che ci facciamo via via più ubbidienti, più complici, forse significa che questa parte di percorso sta dando i risultati giusti. Bella, ma di che razza è? Qui ero in un posto in fila per fare qualcosa, non è importante il posto, non è importante dove, mi si avvicina un'altra persona e mi dice: bella, di che razza è? Io all'inizio mi guardavo intorno, onestamente non pensavo parlasse di me e di Rose. Dopo vedo che mi guarda e gli faccio: scusa, no, tu che ho detto che è bello, ho chiesto di che razza è. Allora io brevemente riassumendo, come raramente so fare, perché in genere su queste cose non mi fermo più, e ho spiegato brevemente la storia, dicendo che probabilmente è incrociata con un piccolo levriero italiano, perché da dove viene lei sono molto più diffusi che qui al nord o centro nord. E niente, lui ha rinnovato questa persona la sua convinzione che potesse essere un cane di razza. Io l'ho ringraziato e quant'altro. Io adesso, lungi da me dire che i cani di razza sono più belli di quelli che non lo sono, o viceversa, probabilmente c'è nella mente umana una convinzione sommersa, una convinzione istintiva che se di razza è bello, se non è di razza è brutto. Qui adesso non vado a impelagarmi in discorsi che non è il caso di fare adesso. Probabilmente siamo portati a pensare che sia più equilibrato un cane di razza, e in questo equilibrio ci mettiamo anche un aspetto sereno, tranquillo del cane, una certa bellezza. Ecco, è indiscutibile, e qui è anche un fattore estetico, non solo, che un cane che appare non tanto brutto quanto piuttosto trasandato, sofferente, venga associato a un cane lasciato allo stato di abbandono. E questo sì, è probabilmente più facile che in stato di abbandono non sia un cane di razza, a meno che sia quella delle razze, diciamo, da lavoro, da business, ecco, neanche da lavoro, proprio da business.
perché chi ha un cane di razza probabilmente l'ha acquistato, quindi gli è costato, e dal punto di vista meramente economico, sto parlando solo di questo, gli conviene tenerlo bene, ma questa qui è un'idea di chi le cose le vede, non necessariamente le vive. Anche qui la cosa mi ha fatto molto piacere, più che adesso a me razza non me ne frega niente, soprattutto il cane non lo sa che è di razza, e se anche lo sapesse probabilmente non gliene fregherebbe niente neanche lui, e sicuramente questo sì, conoscendo determinate razze è più facile stabilire, diciamo così, un identikit di carattere da A. E sicuramente anche, cosa ancora più importante a mio avviso, un identikit delle possibili problematiche fisiche o psicologiche che quel cane, quella razza di cane può avere. Comunque, al di là di questo, che poi abbiamo già approfondito in parte, il punto è che probabilmente in questi mesi la stessa Rosa si è rasserenata, voglio dire, i primi tempi non faceva i bisognini, mangiava di nascosto, doveva andare in bagno, cioè dovevo nascondermi io in bagno per farla mangiare, poi stava sempre a guardinga, tirava molto di più, era visibilmente più nervosa, più agitata, non che adesso sì, adesso si sta grattando che sembra agitata, ma perché sta facendo la muta, non so se si è sentito appena appena. Sì, può sembrare più tranquilla, più serena, sicuramente lo è, da cui una maggiore bellezza percepita da chi la guarda, bellezza non prettamente fisica, sicuramente il pelo più bello, sicuramente un pochino più in carne, più in forma per quello che può essere in carne, comunque sia un incrocio con un piccolo levriero italiano, che sono sempre più convinto questo incrocio ci sia e come, anche se non ha importanza. Quindi con questo cosa voglio dire? Con questo voglio dire che sia il comportamento ma sia anche l'aspetto del cane sono molto molto correlati tra di loro, oltre che soprattutto con l'ambiente esterno. Nell'ambiente esterno c'è un cane che interagisce col padrone, è il padrone, quello all'anagrafe, il padrone è quello che non interagisce, perché poi se interagisci non sei più padrone, sei capobranco, questo termine che uso sempre, anche troppo forse, con una decorrenza notevole. Uso questo termine perché è un termine inclusivo, inclusivo della coppiata, del binomio uomo inteso come essere umano e cane. È quando si diventa un'unica entità. E io ripeto, sono ridondante con questo concetto di branco, ma sia per il discorso che secondo alcuni ho fatto un miracolo, secondo alcuni che hanno visto Rose ai primi tempi e la vedono anche adesso, e io penso che sarà, ma è appena cominciato, siamo al primo paragrafo, al primo capitolo, c'è tutto il resto da scrivere. E anche dietro quel bella di che razza è, c'è comunque sempre simbiosi, c'è complicità, c'è cose da fare insieme, che può essere, quando si può, la scampagnata da mattina a sera o anche di 2 giorni in ambienti piacevoli, ma c'è anche semplice quei 5 minuti di gioco qualche volta al giorno, che forse la prima volta ci sembrano perdite di tempo, in realtà alla fine ci piace tantissimo, anche noi che con i cani amiamo condividere e vivere quanto più tempo possibile nel migliore dei modi. Quindi, che dire, da Gabriele e da Black Rose, sei zampe on air, è tutto, alla prossima, ciao! Black Rose e Gabriele ringraziano Radio Derby Web per lo spazio concesso a questa puntata di Sei Zampe On Air e soprattutto a tutto il pubblico che ci ha ascoltato. Avete suggerimenti, idee da proporre oppure luoghi ed itinerari da visitare? Sei Zampe @seizampe.it
www.blog. Chiamateci, scriveteci, ma fatecelo sapere.